Lezione registrazione dei corrispettivi. Nell'area amministrazione, in registrazioni e movimentazioni, all'interno del menu gestioni e registrazioni, il menu inserimento prima nota. Vediamo come effettuare la registrazione dei corrispettivi. Inseriamo la data di registrazione. Inseriamo la causale utile per la registrazione dei corrispettivi, la causale 13. Ed inseriamo nella tabella sottostante i codici IVA e gli importi comprensivi di IVA coinvolti in questa registrazione. Ad esempio, il codice 20, l'importo lordo comprensivo di IVA, il codice 10, l'importo lordo comprensivo di IVA ed infine il codice 4. Abbiamo così completato la tabella che ci servirà per la registrazione. Procediamo quindi cliccando sulla freccia rossa. Entriamo nella seconda maschera, quella cosiddetta del castelletto IVA, dove potremo visualizzare le aliquote precedentemente selezionate. Andiamo avanti quindi cliccando sulla freccia rossa. Entriamo quindi nella terza ed ultima maschera, quella della partita doppia, dove per effetto dell'impostazione della causale 13 il programma avrà sviluppato l'intera registrazione. Abbiamo così effettuato la registrazione. Possiamo chiuderla. Let the bass kick.